Militaria 2015 Special Edition, siamo allo stand della Magex, che dopo l'apertura di Magex Chile, la loro filiale nel Sud America, e Magex Sudafrica, hanno compiuto un nuovo passo con Magex International USA. Siamo qui con Gorini Babele. Babele, che è il responsabile commerciale nazionale e internazionale della Magex, che ora ci illustrerà in modo estremamente sintetica quelli che sono le novità presentate e in termini internazionali alle ultime fiere dove siete stati presenti, come il NAMA a Las Vegas, e soprattutto qui che cosa presentate. Allora, intanto, tu sei un volto nuovo per gli amici di bennintv.it. 30 secondi per te, per dire chi sei, cosa fai all'interno della Magex. Allora, io sono Gorini Babele, mi occupo di tutto ciò che riguarda la parte commerciale della società, quindi tutto quello che riguarda i prezzi, i contatti con i vari clienti, i rapporti con i fornitori, per quanto riguarda la parte specialmente della vendita dei distributori, quindi tutti gli agenti sul territorio nazionale e i vari rivenditori esteri europei principalmente. Alla NAMA che cosa avete presentato? Beh, alla NAMA sicuramente abbiamo portato il nostro cavallo di battaglia, che è la Big Store, che è il nostro fiore all'occhiello per quanto riguarda la linea del vending. È una macchina molto particolare che dopo andremo a vedere nel dettaglio con le novità di quest'anno. Ma noi ci troviamo dinanzi a un'altra macchina che si chiama Evo, Shop 24 Evo. Facciamo una descrizione completa, ma in pochi minuti, agli amici di vendingtv.it. Assolutamente. Allora, qui abbiamo la Pro in questo caso, che è il modello più grande della linea Shop 24 Evo, che si suddivide principalmente in tre modelli: lo Smart, il più compatto che abbiamo alle nostre spalle, l'Evo che è il medio, e il Pro che è quello più capiente. In questo caso abbiamo presentato il modello touchscreen, che permette veramente di poter andare a dare una descrizione, un servizio al cliente che acquista davanti alla macchina, di poter avere tutte le informazioni, video, immagini, descrizione dei vari articoli. Quindi per avere, è come se avessimo una persona davanti a noi che ci spiega esattamente che tipo di prodotto andiamo ad acquistare. E io ho notato ha una configurazione visiva molto simile a quella di un'app per smartphone. Assolutamente sì, è molto semplice e molto intuitiva. È come usare un iPad, per capirci. Quindi persone che non hanno mai avuto anche un approccio con la tecnologia riescono assolutamente ad utilizzare la macchina. Basta, non parliamo più. Ora diamo spazio alle immagini. Andiamo da quest'altra parte, mostriamolo. Innanzitutto abbiamo sviluppato questo software perché noi sviluppiamo interamente in casa nostra tutto ciò che riguarda software e le parti hardware. In questo caso presentiamo al nostro cliente che si pone davanti alla macchina i prodotti più venduti e che comunque vogliamo vendere per la maggiore. È molto semplice utilizzarlo, in quanto non tralasciamo l'utilizzo normale di una vending machine tramite la selezione numerica del prodotto che vediamo direttamente esposto in vetrina, oppure possiamo andare a accedere direttamente alla lista dei prodotti. Abbiamo le categorie per facilitare la scelta dei vari articoli, ma cosa molto più importante, abbiamo le immagini dell'articolo che vogliamo acquistare e la descrizione dell'articolo. I prezzi possiamo cambiarli come vogliamo, possiamo fare scontistiche grazie anche alla Fidelity Card, con cui possiamo fare del marketing diretto su determinati tipi di prodotti, con le scadenze in determinati giorni della settimana. Ogni tipologia di prodotto, come dicevamo, è suddivisa per categoria. E la cosa bellissima di questo tipo di software, specialmente nelle località turistiche o comunque nelle città internazionali, è la possibilità di poter cambiare la lingua del software. La macchina naturalmente ci parla, quindi veramente a prova di scemo possiamo assolutamente andare a seguire il cliente passo dopo passo durante l'acquisto. Facciamo una prova di acquisto? Assolutamente sì. Io nel frattempo, mentre tu la spiegavi, immaginavo che cosa poteva significare per un consumatore finale avvicinarsi, informarsi sui prodotti per categorie, quindi acque, alimentari, bibite, snack, sport, drink, e andare a comprare una consumazione. Facciamo una prova. Prego. Allora, inseriamo la nostra Fidelity Card all'interno della macchina. In questo caso vediamo il credito che appare. La sta leggendo. Andiamo a selezionare un prodotto, qualcosa da bere magari, che così dopo ci dissettiamo anche. Facciamo un 29. Come vedete è molto semplice e molto veloce. Mi dà l'anteprima dell'immagine e clicchiamo per l'acquisto.
nel frattempo abbiamo l'ascensore che va a prelevare il prodotto, quindi i prodotti non sono a caduta. Abbiamo una barriera termica e di sicurezza che si apre, il prodotto viene depositato all'interno del vano di prelievo e un avviso sonoro ci dà l'indicazione di poter prelevare. Oh, e ecco qui, amici, ci dà anche lo scontrino. Che cos'è questo? Assolutamente una ricevuta naturalmente non fiscale per il momento, che ci permette di poter vedere eventualmente che cosa abbiamo preso e nel caso di prodotti di farmacia, parafarmaceutici, poter riscaricare successivamente in farmacia. Beh, devo dire che come al solito Magex è avanti, Magex è oltre, semplice, pratico, robusto, devo dire molto robusto. Quanto pesa questa macchina? Questa macchina qua in questo caso particolare siamo intorno agli 800 kg, quindi sono macchine molto corazzate, tutta la linea Magex è prodotta per installazione all'esterno. E di conseguenza diciamo che tutta la parte anti-vandalismo assume maggiore importanza rispetto a quelli che sono le problematiche della distribuzione automatica indoor, perché per l'esterno occorre una macchina più robusta. Ah, bravissimo, esattamente, ci sono delle accortezze naturalmente da poter andare a vedere dopo in base a ogni tipo di installazione, che sia vetrino, che sia completamente all'esterno. Ovviamente abbiamo la linea d'esterno in cui ci sono particolari optional come la capottina, la tettoia da poter installare, ma diciamo che nel complesso le macchine sono già pronte al 100% per essere installate all'esterno, quindi vetri sicurizzati con gas termico che va a filtrare i raggi UV solari, quindi per non andare a inficiare i colori del prodotto e il prodotto stesso, e soprattutto tutti i sistemi di pagamento che noi andiamo a incorporare, che dopo andiamo a vedere nel dettaglio perché sono molto speciali, molto particolari, sono fatti apposta anche quelli per l'esterno. Bene, allora proseguiamo. In questo caso abbiamo come seconda macchina, vieni qui così lo mostriamo agli amici spettatori, qui abbiamo un'altra macchina che si chiama Easy Touch. Questa Easy Touch in cosa differisce rispetto alla Pro Touch che abbiamo appena visto? Devo dire la verità, questa è una delle mie preferite perché è veramente una macchina spettacolare. La sua caratteristica principale è l'uscita del prodotto a mezza via, quindi va a battere tutto quello che riguarda le barriere architettoniche, quindi è una macchina che è particolarmente indicata per i portatori di handicap, assolutamente sì. Mostriamo come funziona. Noi passiamo qui davanti, ecco qui, rimettiamo all'interno la nostra solita Fidelity Card che noi andiamo a inserire all'interno del distributore. In questo caso abbiamo un importo elevato appositamente per noi. Allora, anche qui il software è il medesimo di tutta la nostra serie, quindi andiamo a selezionare un prodotto come questo. Qui abbiamo, a differenza della Pro, su questa tipologia di macchine abbiamo anche il carrello della spesa, quindi il cliente può decidere di andare a prelevare più di un prodotto consecutivamente. Questo l'abbiamo fatto per i pagamenti con carta di credito, perché tante volte se si va a comprare il medesimo prodotto col stesso prezzo, alla terza volta la società della carta di credito può dare qualche problema. Quindi in questo caso andiamo a fare la lista della spesa, posso eliminare, togliere quello che voglio, in questo caso ne prendiamo solo uno. Procediamo con il pagamento. Attendere, prego. Ci parla sempre, ovviamente. La solita signorina chiusa nel vano. La signorina, esatto. Assolutamente sì. La peculiarità di questo distributore è che il prodotto viene erogato in orizzontale, quindi senza manipolazioni. In pratica ha un doppio servizio o semplicemente l'area di prelievo è centrale? Bravissimo, esattamente. L'ascensore in pratica va su o giù in funzione di quelli che sono i prodotti selezionati, li inserisce quindi nel vano che può essere poi prelevato. Vediamo, aspettate, io provo ad andare qui da quest'altra parte, vediamo, ecco, qui la trasparenza è... molto solido, sicurizzato, abbiamo dei pistoni che tengono fermi e un blocco meccanico, quindi è assolutamente antivandalico. Robusta, si sente. Doppio vetro camera, anche questo, sicurizzato con l'ex all'interno, quindi materiale plastico molto resistente agli urti. E infine, guardiamo un attimo, ecco, quella che voi avete detto, consideriamo la novità della fiera. Quella che è alle tue spalle, facciamola vedere in tutto il suo splendore, mettiamoci qui per non andare a imballare la camera. Allora, questo è il Big Store Touchscreen interattivo.
pochi minuti per descrivere anche questa macchina, anche se avrebbe bisogno di ore per guardare per guardare la bellezza delle caratteristiche che ha al suo interno. A te la parola. Allora, partiamo subito con la cosa che salta più all'occhio guardando questa spettacolare macchina. Sicuramente è l'LCD trasparente touchscreen che abbiamo davanti. Può essere utilizzato in mille campi, da un discorso di bacheca elettronica, per esempio per le farmacie, a semplicemente per promuovere i propri prodotti interni del proprio brand, del proprio marchio. In questo caso vi faccio vedere come funziona. Abbiamo replicato il touchscreen di selezione per poter far vedere ai clienti le possibilità di questa bellissima macchina. Andiamo a scorrere i vari prodotti. Abbiamo la descrizione, in questo caso abbiamo messo delle schede tecniche per far vedere ai clienti e per far capire. Possiamo far partire anche un video. Vedete la bellezza di questa macchina, la trasparenza. Ecco qui, nel frattempo stiamo facendo ascoltare l'audio perché ci sono due altoparlanti che consentono al consumatore di poter ascoltare e anche in hi-fi, in qualità hi-fi, quelle che sono le piste audio. L'audio ci serve anche per poter consultare e parlare con il cliente a distanza tramite un iPad o comunque un tablet qualsiasi. C'è una bidirezionalità, una vera e propria interattività con il consumatore finale. Riusciamo a dare e seguire il cliente in tempo reale come se fossimo lì con lui in quel momento e possiamo sicuramente, nel caso della macchina di Bita, per esempio nel caso delle farmacie, fare anche dei servizi notturni. Quindi è una macchina molto particolare. Al suo interno abbiamo anche, aspetta che prendiamo un attimo il video, al suo interno abbiamo un tappeto che permette l'erogazione del prodotto a distanza, può essere collegato a un robot interno della farmacia di stoccaggio farmaci per aiutare il farmacista nelle ore notturne del servizio per poter garantire la massima sicurezza e affidabilità e soprattutto per verificare che i contanti e banconote utilizzati nella macchina siano naturalmente veri e non falsi. Babelle, io sono assolutamente incantato da questa meraviglia della tecnologia perché avete realizzato un prodotto straordinario. Io vorrei peraltro far notare che sul tettuccio ci sono delle luci LED che illuminano nel caso in cui ci sia la necessità di avere appunto un maggiore luce in ambienti cupi o in strade buie. Tanto si può inserire, è veramente antivandalo questa macchina, vero Babelle? La macchina assolutamente è antivandalo e abbiamo preso tutte le accortezze necessarie per poterla installare ovunque e naturalmente in base ai vari tipi di installazione che andiamo a fare, che siano a vetrina o completamente esterne come dicevamo prima, abbiamo dei vari kit da poter installare a bordo della macchina. Allora io mi diverto, vediamo altro, veniamo in altro, che cos'è? C'è un blocco e pinna Magix, ci clicchiamo su, vediamo un po', allora, Big Sur forchettiamo, eccolo qui, clicchiamo sull'immagine per ingrandire. È divertente. Io devo dire che è veramente divertente. Possiamo vedere anche lo stand della fiera Lama Show che accennavamo prima con la Magix USA che abbiamo aperto in America. E ci tengo a sottolineare un'importanza. Abbiamo il nostro sistema brevettato, è stato riconosciuto anche in America dall'anno scorso ottobre e di questo siamo molto orgogliosi perché con un duro lavoro e duro impegno siamo riusciti a ottenerlo anche in America. E per noi è una gran soddisfazione. Ecco, va bene, io c'è da dire a onore del vero che Magix è non molto presente sul territorio italiano, così come i big del mercato, perché ha preferito mirare a un mercato estero dove la tecnologia avanzatissima e la robustezza dei prodotti vengono apprezzati probabilmente anche in modo più concreto. E devo dire che poi l'apertura delle filiali in tre paesi del mondo distanti fra esse gli ha consentito non solo un grande apprezzamento ma anche e soprattutto una crescita verticale che diciamo, possiamo dire con una punta di orgoglio, rappresenta il Made in Italy che funziona, il Made in Italy che è concreto, che fa delle cose belle e che va a dare del valore aggiunto al tricolore.
E allora Babele, intanto grazie mille, siete stati cortesissimi nell'accoglierci e spiegarci in pochi minuti quelle che sono le novità presentate. Avremo modo di riparlarne come al solito all'interno delle nostre rubriche, voi per vendingtv.it, voi per Vending News, il portale della distribuzione automatica, dove questa intervista poi avrà modo di girare in più circostanze. Ma io prima di lasciarti devo chiederti una cosa. Allora, io vedo proprio in questo momento una caratteristica del vostro metodo di erogazione. In pochi secondi ci spieghi che cos'è, per favore? Allora, il nostro sistema di erogazione, come dicevamo, è un sistema brevettato ed è un sistema a trasporto del prodotto. Io posso andare a combinare più di una selezione simultaneamente per poter erogare un prodotto più largo, modificarne la profondità e l'altezza senza nessun utensile. Quindi velocemente, a mano, è veramente un sistema fantastico. Quindi non c'è bisogno delle spirali dove i prodotti si possono incastrare o che possono andare a limitare in qualche modo la grandezza del prodotto da erogare, e consentono al tempo stesso di avere volumi di una certa importanza. Fabio, molto semplicemente possiamo erogare da una tessera, una carta di credito come spessore, ai pannolini Pampers, per capirci. Quindi veramente riusciamo a gestire qualsiasi packaging, che sia in stato solido, in sacchetto o semplicemente sfuso. E per informazioni www.magex.it, lì troverete tutta la loro gamma e tutti i contatti per andare a scrivere e o chiamare direttamente il responsabile commerciale, che è stato qui con me in modo assolutamente simpaticissimo. Ci abbiamo provato. Al suo debutto televisivo, Babele. Grazie mille, sei stato Fabio, gentilissimo, e alla prossima. Bene, e allora noi, in attesa di incontrare altri amici per presentare le novità qui all'interno di Venditalia 2015 Special Edition con Tutto Food, vi lasciamo e vi facciamo apprezzare nel frattempo le bellezze presentate quest'anno da Magex, una delle eccellenze italiane nel mondo. Fabio Russo per vendingtv.it, qui allo stand della Magex.